Eccoci qui, buonasera e benvenute a tutte da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Oggi è 4 febbraio 2022, sono all'incirca le 18:30. Vediamo chi c'è, già vedo che qualcuno è entrata. Ciao Rosa, Rosa Lavarra. Siete pronte alla serata dei duetti di Sanremo? Stasera c'è Loredana Bertè, duetta con Achille Lauro. Chissà cosa ne uscirà. Chi c'è? Chi c'è? Ciao Franci Pace, ciao Giuse e Martina da Düsseldorf, dalla Germania. Lo sai che a Düsseldorf ci abita il mio amichetto Marco? Ciao Paola, ben arrivata anche a te. Si è vista una mano di Martina. O Arrivo, arrivo. Martina. Ah, facci dire, sono l'amica di Marco. Ah, davvero? Ciao, sì, ce l'aveva detto. Quindi è italiana, scrivi in italiano. Quindi sei italiana. Ciao Marianna Di Meglio. Ciao, ciao Daniela Carnà. Ma quanto è emozionato Elisa, è vero, comunque allora la più bella a livello di testo secondo me è quella di Elisa. Poi sì, Mahmood è carina, carinissima, però meglio registrata che dal vivo. Ah no, scusa, come devo fa? No. Come devo fa? Eccomi qua, buonasera e benvenute da Martina e la Susina di www.mochimaggi.it. Come diceva Giusy, oggi è venerdì 4 gennaio 2022 e siamo qui a fare gli auguri a tutti quelle che compiono gli anni oggi, ma soprattutto alla nostra cara carissima Simonetta Petrucci. Auguri! Tanti auguri di buon compleanno, cara Simonetta. Auguri Simonetta! Allora, diamo il benvenuto a Luciana Papagni, Eleonora, Roberta Bilotta, Anna Maria Lobello da Termini Imerese, ci scrive. Ecco, è arrivata anche Loredana Scarpati, Giovanna Cardì. E se mi alzi un po' luminosità che proprio non ci vedono. Ciao Barbara Viviani. Oh, è un bello schermo, bello. Allora, Franca Pace, sì, pugliese, parlando per caso, ero capitata che gli avevo detto che avessi acquistato dal vostro sito, comunque io tifo per la canzone di Irama, Francesca Cara, si vede che non stai in Italia, no, scherzo, scherzo. E allora, a me è successo così, che Irama e Moro, mentre cantavano, ci ho avuto una botta di sonno. Perché per me le canzoni devono essere pim pim pim. Ecco Adriana e Carmelo appena andati via. Ciao Paola Cola, benvenuta a Fulvia. Ecco Mara. Ciao Annalisa Acquafredda, benvenuta pure a Rosita, Francesca e Loredana Mussi. Via qua, vieni. Vieni, 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 Passi più Mussin. in là. Mussin. No, Giussi, no. No, Giussi. C'ho delle mascherine che mi stanno a segare le Apposta da senza orecchie. Ciao Valentina Maltoni, Ener Honey, Honey, Honey Ciao Money, Ilaria. Honey. Ciao Ilaria, ciao Sonia e ciao Silvia Brogna. Buonasera e benvenuta a Nuccia Fulco da Reggio Calabria. Ciao a Angela Dell'Orco, Alessandra Oliva che dice a belle. Adesso ancora mi devo rivedere la puntata di Chi l'ha visto. Tu sa, sei vista la punta di chi ha visto? Allora, ragazze, che cosa facciamo qui oggi? Ci troviamo per. Ciao Maria Ciolerà Murro da Fiumicino. Ciao Maria Cannone. Fatti più in là. Fatti più in là. E fatti più in là. Fatti più in là. Ci troviamo qua, ci troviamo qui per spacchettare idee per creare.
che logicamente è la linea, vieni più in qua, Fatti più in là, vieni più in che qua. logicamente è la linea nuova dei pannelli nuovi. La promozione è finita la scorsa settimana, mo stanno a 15 euro a livello nazionale. Ciao Susanna Brighi, benvenuta a Loredana Scarpati, Domenica La Face, Antonietta Capogna, Tina Giardino, Elisabetta Diana Parrotta con Joanna. Ciao. Antonietta dice ci Ciao vediamo Piera. domani mattina. Chi? Non so se Antonella o Antonietta, non mi ricordo. Sembra il pappagallo l'ha comprato il ragazzo al padre. Quello Ma di che? Ma guarda queste stanno a parlare comunque hai di visto, l'hanno trovato il padre. gas. Comunque, la prima cosa che mi ha detto oggi a pranzo, io non riuscivo a capire che stava a parlare. Ti ricordi quello col pappagallo? Ma chi? Chi col pappagallo? Ciao Valeria Maglietta, se siamo viste oggi. Sì. Ciao Luisa Scialdone, Carmen Orlando, Nicky Belli, buonasera a te. E benvenuta anche a Tania Callarelli. Buonasera ragazze. Maria Pia Frilli ci scrive, visto i messaggi su Messenger, se era mio privato o no? Sì, li ho Sì. visti e ci aggiorniamo lunedì. Ciao Stefania Masucci, Loredana, stasera spacchettami idee per creare i pannelli in panno Lenci. Ciao Tiziana. Anna Maria Cavataio. Daniela Antonicci. Eh sì, me l'ero persa, non t'avevo visto. Anna Mosca, quale geco? Quello dell'estate scorsa. Ma speriamo che ha cambiato casa. Quello sarà nella scarpiera, in qualche scarpa mia, sicuramente. Isaura dice, "Dove sta il pollo a tavola, Isaura?" Vabbè, dai, sulla canzone lo chiamava il Questa sera non polletto, rispondi, non ti seguo più. no? Isa, chi cioè, lo chiamava il pollo, no? Anna Chi è Arturi. che ha detto che era sta minaccia? Anna Anna Arturi. Arturi, se stasera non rispondo, che te devo dire, Anna? Che vuoi sapere? Luisa Sciardone, molto salutato. Ciao Katia Pizzari. Ciao, buonasera Stefania Santa Cruz. Simonetta Eccola, Petrucci. auguri, Auguri. auguri. Famo tutte tanti auguri alla nostra carissima Simonetta. Manuela Spacchetta Mochimaggi. Va È arrivato il pacco. bene ragazze, su, siamo 100 e possiamo iniziare, direi. Brava Federica, brava Loredana, brava Alessandra, grazie Luciana, auguri Simonetta. No, lui, che può capitare, sai quelle che stiamo a fare questi giorni. Brava Daniela, grazie Luisa. Simonetta, guarda quanti auguri ti stanno a fa. Brave. Simone, ma se stai in diretta. Una minaccia vera. Guarda che Ok, io parto che denunce, io te lo dico, eh. Ciao, grazie, grazie, brave, brave, brave. Ma sì, ma io pure, figurati, Anna Arturi. Un bacio da capri, vedi Imma? Brave! Simonetta, ti saranno fatti tutti gli auguri! Simonetta cara! Simonetta bella! la domanda di Anna era se hai la cricket. Ah no! No, era facile. Non ci piace! Brave! Gli volevo tanto bene a Simonetta! Tanto. Sì! Ci Ciao Dani. conosci dagli albori, Simonetta? Sì. Daniela Cugini proprio dalle origini. Dai, la cugina Sì. dall'origine. No, Federino, non mi piace. Non mi fate entrare in merito in cose che non veniamo su. Diciamo, Federico, se famo una telefonata o vieni qua, se mettiamo a sparla su. Ah, ecco, Simonetta che ringrazia tutte quante. Se mettiamo a chiacchierare sulle varie macchinette. Brava, Federica. Grazie Alessa! Tanto cara, mi ha fatto fare tante risate l'ultima Sì, volta. sì, sì, sì. Carucce, grazie che gli hai fatto tutti gli auguri, eh.
Dalla Toscana con furlù. dai, va. E dai, va. Ti Allora, aspettiamo. ragazze, iniziamo lo spiacchettamento. Facciamo così. Santa Giuseppina da Santa Barbara. No. Questo io. Oh, com'è che non si gira? Come si gira, Matti? Vieni un attimo. Caggiafa! Ma che fai? Come il cameraman di Sanremo che si è Sì. accappottato? Caggiafa! Caggiafa! Aspetta. Beh, tanto, faccio io che sono più pratica oramai. Sono partita. Eccoci qua. Eccoci qua. Vai. Sono comparsa. Guardate ancora i pannolenci da sistemare di Stafil. Non potete immaginare che c'era fino a poco fa. Roberta, ci manchi! Carmen Intintoli dice: cosa vendete di bello? Parla di là, Un po' lungo da raccontare. Comunque, principalmente materiali per creare. Ciao Filippa. facciamo la domanda inversa. Carmine, tu crei? Se sì, cosa lavori principalmente? Così ti dimo subito se c'avevo. Ciao Valentina, ciao Teresa. Comunque siamo un negozio di hobbistica che si trova online all'indirizzo www.mochimaggi.it, dove puoi vedere tutti i prodotti presenti qui in magazzino, che abbiamo il magazzino aperto al pubblico, Roma Est, via San Biase 19. Loredana, Dall'al. dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato 10:13. Loredana dice: l'unica cosa bella della pandemia è che mi ha fatto conoscere voi splendide persone. Dichiarazione d'amore, Paola grazie. chiede come trovi Porta Posta sul sito. Scrivi posta. Posta. Alessandra Fierro dice: vendono meraviglie e creano dipendenza. Vabbè, questa è un'altra dichiarazione d'amore, Carmen. Diciamo che per dei prodotti veri uno dovrebbe. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Grazie comunque, grazie a tutte le sorelle Fierro. A tutte, che Tutte, sono tutte. due. E salutiamo calorosamente Patrizia Rossi. Ciao Patri, ciao! Ah, E ho un ciao caloroso pure a Fabio. certo. Antonella Maiorica dice: che cosa non Ciao vendono? Antonè! E ciao pure Elisabetta! Niente, saluto, saluto. Ci siete arrivati a casa? A piedi o con la macchina? O state all'incrocio O sarà qua? all'incrocio? A fattura di Susi. Grazie. Ah, comunque Antonè, ieri mi sono scordata di ditte che mi è successa una cosa così pure a me. Perché l'altro giorno Giusy stava qua, io stavo giù a casa e stavo a preparare il pranzo. Allora io ho scritto: Giusy, te va bene a te se ci metto un po' di petrosino? E lei mi risponde: sì, ma come te ne esci con sto Infatti. petrosino? Io me ne sono uscita perché lo dice la amichetta nostra, Proprio Anton, amica, amica carnale. Sora carnale. Ragazze, ci siamo, siete pronte, siete cariche, se spacchetta idee per creare, dai. Siete attente? Allora, Giusy, Sì. calmina, eh? Calmina! Io. Stai calma, Giusy, ti vedo un po' agitata! Allora, iniziamo con un po' dei rifornimenti basilari, ma che ci frega, perché c'è sta collezione, no? E queste sono le. Imbottiture. Oh, sto chiedendo a te? Ah, Che fai, rigiri le a domande? me. Ma che fai? Vuoi Imbottiture piatte, suggerimenti? Vuoi imbottiture suggerimenti? piatte, Imbottiture flat. piatte. Sono fogli da. E 40 per 80. costano? Costano 4 euro. Qualcosina ha subito un leggero aumento. E ricordiamo che comunque i prezzi dei per creare sono prezzi fissi. Ah, sono arrivate, Antonella, tutto ok. Paura B, sono arrivato tutto che. Cioè, minimo una chiamata già, Certo, non può essere lo rimasta appesa a so. 7000, no? Poi Giusy, Giusy, Dimmi. aspetta, no, questo lo devo là perché sennò dà fastidio, eh? Giusy, io adesso Giusy la chiamo Petrosina. Che poi in italiano che cosa vuol dire Petrosino? Vediamo chi lo sa.
Vabbè, escluse ovviamente le No, campane. certo, Quindi Loredana, Luisa, Antonella, voi non dovete rispondere. Vabbè, io vado avanti, dai. Allora, che cosa è arrivato? Giusy. Inquadra, inquadra. Il velcro. Questi sono 20 pezzi a confezione e costa 3 euro. Poi, Che belli! ma che Ero curiosissima di vederli dal è? Li vivo. posso aprire o si vendono a Si marzo? vendono. C'è solo questo? Sì, Ma si separano ma sono ognuno? tanti Ah, questi. ok, sì. Sì, allora una confezione ha 6 fiori Sono diversi. Sì. fiori laserizzati. Andiamo a montarne uno. No, scherzo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Ecco. Sono tutti comunque fiori a spirale, quindi facili da realizzare. Bellissimi, giganti. Io ne ho visto uno tipo ad Alia, che sarei curiosa da fare. Secondo me è questo. Cioè, una confezione ha un pezzo di Ah, no, è ogni questa! Ma tipo. vedete che è questa? Guardate, dai, famone uno. Mamma È mia! lunghissimo. Guarda che serpentello. Ma a me mi serve il girarose, io non mi metto a... Aspetta. Comunque, ripeto, riepilogo anzi, una confezione ha 6 fiori, quindi uno per tipo. I colori al momento sono questi che vedete, però è possibile che dalle prossime volte cambia la tonalità, la tinta, eccetera. E costano 6 euro se non sbaglio, quindi 1 euro a fiore, ma sono giganti. Comunque non risposto tutte prezzemolo. Prezzemolino, indice, pollice che sta in tensione, girate, 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 ci vorrebbe una puntina di collo ogni tanto perché questi sono davvero lunghi, eh? No, sono troppo lunghi, è già da mo' che devo incollare qua, vediamo, tieni Anna, No, è scusa. perché ecco, adesso ce l'ho messo a fuoco. Zitta, 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 Petrosina. Ecco qua. Puntina di colla sul tappo. Chiudete. Bellissimo. Sentite, ma c'avete un po' di tempo a perdere? Perché io mi voglio fare tutti. Aspetta un attimo. Allora, questo è così. Carmen, sei partita, sì. Patangente. Indice, pollice. Gloria Malta, guarda un po' come si fa. Forse la trama questa la devo mettere fuori. Sono di panno Lenci. Dal video chi dice feltro, chi dice carta. Non è Che panno Lenci. cos'è? È un feltrino un po' spessino. Pare una succulenta. Questo? Se vi sto a scocciare, ditelo. Tanto io continuo lo stesso. Scherzo. Poi proviamo questa punta. No, i corsi in presenza al momento non li facciamo. Facciamo paura al Covid e non c'è spazio. Ok. Proviamo questa punta. A punta a cresta di dinosauro. Questo va meglio. Ma sono proprio belli. Ok. Allarghiamo. Ecco qua. Puntina di colla. Ecco qua. Ok. Poi se famo questo cicciottone. Quello mi ispira. Ciao Tania, ciao Cinzia. Scusate, ma sono nata in fissa, non lo sapevo che c'erano. È la prima volta che li vedo. Sappi che ne voglio un milione. Ciò con te è giù. Va bene.
Pare quasi una rosa. Poco giù. E non ci vedo. So ciccata. Puntina di colla. Più giù perché, scusa? Per la messa a fuoco. Ma stiamo sui commenti poi. Eccoci qua. Che ci manca? Ci manca questo. Ci manca, sì. Per rosa chiaro. Alcuni c'hanno i trame, alcuni no. Sì, infatti il disegno... Sono misti. Sì, è random. Eccoci qua. Indice. Pollice. Io tendo sempre a metà di entrare la trama, non so voi. Sto nero che vedete qui è perché è tagliato laser. Esatto. Tagliato col laser. Non so, fustellati. Sì, rosa, sono i fiori per il pannello. Oh, questi sono fiori per quello che ti sì, pare. Sì, per quello che Continua ti pare, ma... E Barbara chiede come si chiama l'attrezzo, si chiama girarose, ma sul sito metti anche la parola pennino e ti esce. Ecco qua. E poi mi manca... Questo, il viola. Il viola. Sì. Che carino, guardate il viola. C'ha i petali a cuore. Vediamo che esce. C'ha i petali a cuoricino. Ci può dare manna rosso questo? Era buono pure per San Valentino. La prossima volta. Ma io voglio mo, San Valentino. Scusate, raga, vi sto a far perdere tempo. Ma io è così, quando mi fisso su una cosa. Ormai penso che chi mi conosce, no? Vedi la rotella per tagliare il feltro? Vedo Loredana. Perché vedo Loredana? Perché oggi gli ho detto che l'hai fatta vedere più di una volta. Ah, voglio. Eh sì, perché poi regalavo, mi ricompravo un macello tutte le volte. Andiamo a fare il cuoricino, vedete? C'è il cuoricino. Andiamo, Indice, pollice, che ci dà attenzione. E andiamo. Questo, guardate quanto spazio c'avevamo per girare. È pochissimo. Qua siamo proprio sul filo del rasoio per sbagliarlo, sto fiore. Allora io metterei l'indice e il pollice da mano destra sotto alla base del fiore. Così... Me ce do, certo che magari senza guanti veniva tutto un po' meglio. Me ce do una parata. Oh, è lunghissimo questo. È lunghissimo. Finisce più, raga. No, vabbè. È bello ricco. Fiore ricco, micificco. Guarda. Ecco qua. Puntine di colla e chiudiamo. Bello, ecco qua, vedete? Tutti belli, sì. Ecco qua, i simoni, avevo letto Simona, i fiori escono così. I miei preferiti sono questo che rappresenta la Dalia, secondo me, mi ricorda la Dalia, questo viola cambiandogli il colore e questo fu un po' così, un po' fru, vedete? Via sopra, e vedi che non si vedono. Oh, sopra gli faccio ombra. L'ombra! Ci siamo scordati di accendere i fari qua. Siamo scordati di accendere i fari nella notte. Giusti, tu quello devi fa. Una cosa devi fa! Una proprio! Una cosa! Una! Allora, mi sistemo un po' tutte le mie girandoline e andiamo. Salutiamo Robby Bay. Ciao Roberta! Isaura dice bellissimi. Andiamo a spacchettare seriamente, mo scusate interruzione. Ma ci vuole pure un po', no? Imma, è sempre bello vederti all'opera. Non vedo l'ora di vedere un tuo tutorial. Luisa Grazie, dice Imma. Bellissimi. Roberta dice, sono arrivata ora. Che fate? Che fustella è? No, non è una fustella. Sono fiori pretagliati al laser. Quindi non sono, diciamo, sono fustellati nel senso... Ma sono no. Fustelle che trovi esatto. In giro. Sono... Guarda che papagna. Guarda va. E... Questa pare, cos'è che mi pare? È un sottopentola. Sì, guarda. È vero. E nulla, adesso sono arrivati in questi colori, in queste fantasie, però sono a caso, quindi magari adesso li trovate così, la prossima volta di un altro colore. Della serie A chi tocca non se ingrugna. Esatto. Guardate, adoro la Dalia. Sì. Ok, dai, sono pronta, su, basta.
Allora, non è vero, Giusy, continua tu. Ciao. Vieni qua, vieni qua. Mimmo. Guarda, guarda, che cos'è questo? Che cos'è? Questi sono i motivi sagomati in feltro per il pannello del libro Fondale Marino. E allora questo che c'ha un delfino con un'orca, che cos'è? Sempre lo stesso. Ah, sempre lo Sì. stesso. Anche qui il colore di base è Vabbè, tanto poi casuale. andate a ricoprire che be frega. Sì, infatti. Ciao Angela, ciao Lisa. Isaura ha detto ho pensato anche al E sottopentola. questi? Questo invece per il libro sono sempre i sagomati in feltro, però per il libro animali del Che bosco. carini, guardate l'alce. L'altro è a dir poco fantastico. E questi che so, Giusy? Li conosciamo tutti, sono i sonaglietti I da mettere soffietti. dentro i libri. Guardate lei, i soffetti. E questi che so, Giusy? Che è? Che te ridi? Interrogazione. Queste sono le Ma che ne luci. so Le io? luci. Tutta Ma roba c'è già la no. batteria? No. Senti, ma io ne apro una. Sì, avvine uno. Queste sono le luci che vanno ai pannelli che. Ah, è Altrimenti. quello che tutta la settimana che so di che se spingete la pancia giù si Esatto, accende la luce. esatto. A chi viene e chiede, dico, se tu fai così, su Giusy, si accende la luce. Open, close, open your mind. Lucia, porta le batterie. Che ci vogliono le stile o. Lucia, ma ti ha funzionato poi? Quello nuovo? Fammi sapere un pochetto. E tagliamo il Stilo o filo. mini stilo? Mini style. Lo prendo? Se mi alzi prima le maniche, sì, ti voglio bene, vai. Va bene. Ma ce l'hai qua o posso andare a chiacchierare Ce l'ho qua. con la gente? Ce l'ho qua, se n'è andata. Ce l'ho qua. Ah, ce l'ha in cassa, in effetti. Mini stilo a me. Vai. Open. Quante ce ne vogliono? 3. Dammi tutto il pacchetto, no? Mo Aspetta, aspetta. fa la stessa storia. Manda è nata la moglie, coso, ma che ha fatto la moglie? Ma che. Dammi tutto. Oh, ci penso io, ti Va preoccupare. bene. Ciao Assuntina. Ciao Assunta e ciao Giuseppe. Martina, sono corse Devo dire Grilluna. una cosa, ma se n'è nato Roberto? Ma potete portare a salutare? Devo chiedere un'altra cosa fondamentale. Ragazze, chi di voi su TikTok si chiama Riccio Rosso? Perché la devo ringraziare tantissimo che c'è stata a Gampra che tutti i giorni 3x2 ci tagga. Però chi è in realtà Riccio Rosso? Chi è? Ah, e poi un'altra cosa, Giussi, volevo salutare in diretta la signora di oggi che mi ha messo il buon umore, quella del telefono, come si chiama? Aurora? Il cognome non lo ricordo. Aurora. Come ha detto? Ben Ben? carina, no. Vabbè, comunque una signora tanto gentile, tanto caruccia che pareva di star a parlare con Rita Berti, raga, bellissimo. Sì. Comunque Luisa ha detto che come ha suonato il soffietto sono corse Kira e Luna. Carine. Ciao Laura. Guardate fissa la luce, occhi a me. Qua non cambiano. Non cambia. Ah, è cambiato. Cambiata. Occhi a Rossa. me. Guardate il pendolo. Verde. Bella, bella verde, bella. Verde. Blu. Spento. Questo va sulla pancia dell'animaletti di peluche, unicorno, cose. Ma andiamo a vedere, dai. Allora, se ce lo volete mettere, se ce lo volete mettere, non ve lo comprate, ce lo mettete. Pannello in feltro. Questi di solito costano sempre un po' di meno, dammi conferma. 9,90. 9,90. Pannello in feltro.
Andiamo a vedere che è. Ah, Sognometti che ci aveva fatto vedere, non mi ricordo chi. Guardate. Sognometti Pasqualizzi. Guardate. Averli, sì. Vengono così una volta montati. Guardate che carini. Sognometti Pasqualizzi. E che Pasqualizzi. Perché si chiama Pasqualizio? Il periodo è Ah, Pasqualizio. ok. Dove il periodo natalizio? C'è cioè il periodo Pasqualizio. Mi Non lo fa sapevi? ridere sta Mi parola. studia italiano, Giussi? Va bene. Ciao, Nella. Allora, Nella Bella, andiamo avanti, dai. Famo vedere le cose che so, ok? Allora, questi li so. Li so. Li so, li so, li so. Allora. Pannelli San Valentino. Questi sono due cuoricioni con i panda. Su uno c'è scritto I love you. E su questo ci potete scrivere quello che vi pare. Ok? Ok. Quindi pannello San Valentino, cuscini a cuore. Giusto, Giussi? Sì. Che? Federica dice come il periodo carnevalizio. Esatto. Poi si continua con San Valentino, e questo è il mio preferito. Ci trovate mille e mila cuori, ecco qua. Da cucire, incollare e imbottire. Ok? Ok. Poi, guardate se mo non mi sfracello e mi spacca la testa con queste cose da stabile, va, ci stanno le bolle da stabile. Poi, si continua sempre con San Valentino, e questi qua sono i due panda alti, maschio e femmina. Ecco qua, più decorazioni, vengono così. Belli. Ok? Perché comunque, vuoi o non vuoi, è tutta una questione di chimica. Poi, questo che è? Se parte, ah no, questo qua è un altro panda. Partiamo che è novità. Bavaglini unisex. Ve nasce un nipote e vostra nuora non mi vuole dire se è maschio o femmina. Piate il bavaglino unisex. Eccolo qua. Ok. Pinguino, giraffa, vocione, orsetto. Questo è un pannello in microfibra, quindi lo potete tranquillamente lavare in lavatrice. Ok, e non va imbottito dentro, perlomeno io non lo imbottirò, che ancora gli do cuci. Ok, quindi bavaglini in microfibra, ecco qua. Poi, questo non si sa che cos'è. Oh, che carino. Questa si chiama l'orsetta luminosa, perché a st'orsetto, se volete, gli fate la panza che si illumina, se no la cucite e basta. È un peluciotto. Guardate la testa. No, Quindi dico, così. guardate Sì, la testa. Guardate, mettete a paragonare la testa. Fa infatti vedere, fa vedere. viene sui 30 centimetri. Bello, pure le stelle sono bellissime. Viene così. E qua, se volete, ci mettete la luce. O anche no. Poi, Ah, i pannelli classici, questi in pannolenci, costano sempre 15 euro. a livello nazionale, Quello dei bavaglini, se non sbaglio, 18,50 perché è microfibra. che Microfibra. poi questo già ci avevamo, ma abbiamo finito. Eccoci qua, vero Fabiola. Portachiavi, canetti. Ecco qua. Su un pannello ci trovate mille e mila portachiavi da realizzare. Sì, più Ok. di 20. Poi Più di 20. Ah, ok. Poi
Ma che ce l'hai il cactus te? No, ecco qua. Chi, macchia? Sì, macchia. Piantine cactus. Ecco qua. Qua vedete pure alla base che c'è sta un bel rosone, la bella striscetta decorativa, che invece potete inventare di tutto. Ci stiamo? Sì, sì. Ah, ok. Anna propone un pannello con la nostra foto. No, e poi c'ho paura che qualcuno fa macumba. Chi spilli. Voi ricordate quel film con... come si chiama? Jerry Calà. Procuro forte dolore al braccio destro. E quello... mentre suonava. Tu ricordi? Anni 90. Sì, sì. Mi ricordo. Che lei si credeva che quello era il padre del figlio, invece non era. So l'immagine, ma non mi ricordo. Che si ricorda? Questa non si vede. Ma come non si vede? Si vede. Poi è un pacco senza fine. Mi tocca la scella. Poi questo che cos'è? Che cos'è? Maialino. Un maialino. Due maialini. Pannello maialini. E come viene sto maialino? Vengono due maialini carinissimi. E immaginateveli. Infatti qui Adelaide aveva detto che forse Massimo, non so, insomma, che non ha messo la foto. La foto come veniva. Esatto, però lei non ha voluto rubare spazio alla creazione. Sì. Vabbè, comunque occhi e croce sono maialini country, perché hanno il jeans, sì, hanno la bandana classica, hanno il quadrettato, quindi sono country. Sì, sono sì, maialini sì, che poi... potrebbe essere maialino lui, sì, maialino lei. Sì, sì. Ah, sì, è così? Sì, 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 sì. Due maialini. Due maialini. Ok. Immaginateveli, ragazze. Ok. A sorpresa. Poi sì, questo è un pannello scatola nera, a sorpresa. Non sapete quello che esce, però sicuramente il risultato è ottimo. Comunque tutti i tutorial dei pannelli li trovate su YouTube, basta scrivere idee per creare, che esce la carissima Adelaide che vi spiega come fare, ok? Poi andiamo avanti, tu dove vai? Sci dal pollaio, non te faccio pure a te. Questo è quello che vi diceva prima, è un libro sensoriale tattile per i pampini, animaletti del bosco. Guardate la dolcezza di questi animaletti. Te prego, soffermate su animaletti. Te scongiuro. Pesciolini. Ma guarda il riccio che è. Guarda il riccio che è. La volpe, il cerbiatto, i riccetti. C'è sta pure la manita. C'è sta pure la ghianda. Mal del gufetto. Comunque l'alce. Bellissimo. E questi animaletti vanno ritagliati e, se volete, incollati su queste sagome di feltro. E poi, sempre se volete, ci appiccicate il velcro. Così il bambino che fa? Attacca e stacca, attacca e stacca, attacca e stacca, attacca e stacca. Ok? Gioca un po'. E la madre se lo scorda per un'oretta. Giusto? Ok. E questo qua ci sta. Poi... già c'era, è finito, sono tornate... le gallinelle pasqualizie, ecco qua. Vi ricordate? Sono tre tipi, mi sa, di galline. Dici. Tre, quante ne sono? 3, 6, 9, 12 galline sono. Più margherite, cuori, sì, bottoni, cose. Sì. Ok. Poi... avevamo, è finita, ecco qua, fiocco nascita orsacchiotto da maschio, se ve nasce il nipote maschio, fiocco nascita orsacchiotto marinaretto, ecco qua, esce così. Così bello grosso, bello delicato, bello carino. E qui avete sia il fronte che il retro per fare il pupazzo, che se volete fate fronte retro, se non volete ci fate due pupazzi con un pannello, fate due pupazzi. Lo accoppiate con un pannolencio a tinta vita ed il gioco ed è fatto. Sì. Eccoci qua. Ah, ok. Poi la novità
pannello famiglia de mucche. Eccoci qua. Primavera estate. Come potete vedere non sono mucche della Val d'Aosta. No. Sono mucche casertane. Ecco qui, qui un po' tutto... È così? Sì, sì, sì. Madre, sì, padre sì, e figlia. Sì. No, dico i pezzi sono so tanti, però... Se... Madre, padre e figlia! Appunto, sono tre pupazzi... Dai, vicinati, dai, vieni. Di 30 e 20 centimetri. Queste sono le facce. Ok. No, ma si capisce quando va tagliato. Sì, si sì, sì. Anche perché madre e padre non è che si differenziano dai particolari, no? Sì. E il figlio da madre e padre si differenzia da grandezza, si capisce, ragazzi, sembra difficile ma non è. Poi c'era mai finito, eccolo qua che è ritornato, cuori misti color pastello, eccoci qua, cuori pastellini, lilla, rosa, verdino, celeste. Ah, ok. Amabel Simona dice questo è stupendo. Questo? Penso di sì. A me piacciono tutti, quindi. Sì. Poi quello che aveva detto Giusy. Libro tattile. Io amo il mare. Vai, fagli vedere il particolare perché allora, merita. È il fondale, e questi sono gli animaletti. Piano piano giù che merita, eh? Sì. Guarda la stellina. Pesciolino, il polipetto. Ma perché la razza, guarda che occhi sparaflesciati. La medusa. Ma perché guarda Mortino. Carino. Il granchietto. C'è pure Nemo. Troppo bello. Pure il fondale, bellissimo. Sì. E questo stesso discorso di prima, ci sono le sagome in feltro, pretagliate, su cui potete appiccicare i pesciolini. O se no li doppiate con pannolini incidentali, li imbottite un pochino e funziona lo stesso. Esatto. Poi, raga, mi dite niente, non mi dite niente, che io piano piano la farò a piammele, magari verso il compleanno mio, verso maggio, ma sono tornate le calze da Befana, quelle sei pezzi. Eccoci qua. Non mi dite niente, non mi dite niente, non mi dite niente. Calze da Befana, ecco qua. Questo è l'unico pannello che c'ha tutti i soggetti della calza da Befana. Eccoci qua, calza da Befana. In un periodo così pasqualizio, serve pure la calza da Befana. Poi, pannello ghirlanda, di che? Ghirlanda primaverile. Ecco anche qua. Allora. Ah, ok. Tutti elementi, case, casette, gufi. Albero piccolo, albero grosso, amanite, lumaca piccola, lumaca grossa, girasole, di tutto e di più. Che papà sta ghirlanda qua. Ah, ok. Poi, ho finito le stampelle, quindi aspettate un attimo, perché la roba ancora ce n'è, e quindi io vado a pià un po' di... Simona dice uno più bello dell'altro. Stampelle. Tania, superlativi. Roberta, le calze sono un must. Fabiola, un amore questi pannelli sensoriali. Vero, vero. Poi, Niki dice stupendo. Anna Laura, si possono imbottire questi cuori? Certo, vengono benissimo. Stefania dice adoro le galline. Ma a fine spacchettamento vi dico quale io ho preferito di più. Speriamo. Luisa dice che belli questi animaletti. Tutti veramente molto molto belli, curati. Sì, è una bella linea. I disegni. Comunque non si è smentita della verità. No, certo. È forte. Allora. Aspetta. Ah, qua c'hai i miei supporti del timone per chi lo vuole prende per questo qua. Se lo volete, ovviate, se no lo imbottite. Allora, imbottite magari no, lo sai che dovete farlo? Dovete doppiare con feltro rigido e poi lo ritagliate.
Allora, state attenti perché questo è prettamente pasqualizio. Ecco qua. Tutto color pastello. Con chi sta a parlare? Che te ridi? No, è Samirtillo. Sei otto. Che ore sono? Tutto color pastello. Guardate un po', ci stanno uova, conigli e ghirigori. Vai, ma guardate queste foglie che so. Guarda. Allora, viene così. Sì, E fa subito allegria. Fa guarda i piedini del subito coniglio. allegria. Sì, bellissimo. Tenero. Ok. E questa è una ghirlanda fuori porta. Chi conietti? Ok, poi siamo in dirittura d'arrivo, ragazze. Coppia di pecorelle. Coppia di pecorelle. Lui è un caprone. Sì, Eh? carina. Pecora lei, pecora lui. Eccoci Sì. qua. Sempre Pasquali. Guardate la faccia quanto è grossa, si capisce? Invece metto una Sì. mano sopra. E c'hanno paragone. È quasi 20 centimetri. Eh? Per capire. Guardate. Belle caprette. Belle caprette. Ok, pecorelle. Eccoci qua. Poi. Per ultimo, ma non meno importante perché è il mio preferito, guardate che cosa è arrivato. Guardate. Siete pronte? Unicorno! Guardate, guardate, guardate. Ecco qua. Comunque, Giusy, tu potresti fare anche una cosa. Dimmi. Potresti creare un bel cuscino 40-40, non voglio, è troppo piccolo, un 50-50, anche 45-45, mi crei un bel cuscino 45-45 e poi ci applichi l'unicorno. Capito Ah, come? Sul sì. divano sta bene perché il divano nostro è blu. Tu vedi un blu qua? No, questo spiccherebbe proprio, guarda. Guarda che bello. Sì, come ha fatto Simonetta con la campana. Come ha fatto Simonetta la campana? Brava. Brava, viene così. E au, mi dite scusa? A che vedo di? È l'unicorno, è il mio preferito. Ecco qua. Eccoci qua. Ok. Fammi controllare. Ma non sapete che è successo con la stabile, raga? Avete visto che erano 5 pacchi e io ogni volta che lo svuotavo facevo il lancio di pacchi, il lancio di pacchi, il lancio di pacchi. Finito lo spacchettamento, Giusy che dice? Dice Martì, ma a me mi manca una tinta de panno Lenci, quella col fiorellino blu e verde. Dica giù, ha visto pure te, ho aperto, non c'era niente. Vado a levare i pacchi per buttarli, stava per terra. Mi era rimasto incastrato dentro un pacco, raga. Quindi adesso facciamo la controprova. È vuoto? Vuoto e sotto non c'è niente. Ok. Ok. Spedizione. Allora, ricapitoliamo? Vai. Yes. Avete visto? Avete visto? Vieni, vieni. Allora. Ci siamo? Innanzitutto stanno i gnometti. Sì. Qua. Ecchi qua. Poi, ricapitoliamo. Cuscini cuori San Valentino c'è. Mix de cuori San Valentino c'è. Panda lui, panda lei c'è. Bavaglini, non si sa che sesso è, neutro c'è. Orsacchiotto c'è. Portachiavi, cani c'è. Pannello cactus c'è, maialino country c'è, libro animaletti del bosco c'è, gallinelle c'è, fiorellini
Fiocco nascita, orsetto, marinaretto c'è. Mucca family c'è. Pannello cuori c'è. Libro fondale marino c'è. Calze da Befana, un pannello sei pezzi c'è. Ghirlanda primaverile c'è. Ghirlanda pasquale c'è. Coppia di pecorelle c'è, lui e lei. Unicorno e c'è. Ah, ok. Questo è tutto. Vi è piaciuto? A me sì. Aspetta che me levo i guanti. A me super tantissimo. Ma da una spruzzata arrivo. Sì. Rosita dice pure il mio. Ciao Leonora, sono in ritardissimo, riguardo dopo, va bene. Ciao Piera, buona serata. Alessandra dice sono le 19.30. Se non mi sbaglio anche Elisabetta ha detto che l'unicorno è il suo preferito. Eleonora dice bellissimi tutti. Romina dice sì. Elisabetta sì. Ma piace a te o a Giovanna? Non ho capito. Giovanna. Giovanna. Voglio leggere pure io un po'. Voglio leggere pure io un po'. Va bene. Voglio leggere pure io un po'. Voglio leggere pure io un po'. Eccomi qua. Eccoci qua. Eugenia, va bene, va bene. Tanto domani e dopodomani i quotidi non passano, quindi. Jenny Ferilli dice, siete sempre mi. Mi? Luisa, tutto bellissimo, Adele non si smentisce mai, è vero. Triziana, belli belli, concordo. Isaura, ora a casa che stasera c'è la Bertè. Verissimo, Isaura, verissimo. Giovanna, Stefania Masucci, belli belli, concordo. Eugenia, ok, che? Però... Il pacco. Ah, eh? Mitiche, Aperilli, grazie. Domani sta Aperilli, eh? Sai, risate? Mm. Peggio di me, mamma mia, eh? Avete un po' che quello che gli passava la testa dice. Sì. Beh. Barbara Viviani dice, mi viene voglia di comprarli tutti, dice, talmente sono belli. Rosanna Buzzoni, a me piacciono tutti. Così, tutti. Senza distinzione, a me piacciono tutti. Perfetto. Anna Mosca, fateci vedere un po' il negozio. Anna! Fammi fare una chiacchiera, dai! Non siamo parenti. Ah, non siamo parenti. Fabiola Garofoli, sei in botte. Sì, ma la prossima torno a prendere qualcosa, mi sa. Ma sei flash, sei. Come ha fatto a leggere? Non mi piace più come prima la Ferilli. Stasera serata cover. Sì, sì. La pecorella fantastica. Col caprone. Ciao Mirella. Ciao l'altra Fabiola. Ciao Fabiola! Oh, Fabiola. Ah, finita la quarantena, vedi? Debora, ciao, ciao a te e a tua sorella. Sono meravigliosi, Luisa, i gatti si fanno sentire. C'avevamo Mirtilla sulla porta. Sì, è Mirtilla. Una Mirtilla. A posto ho detto sera ne 8. E leggi anche ti un po', e leggi anche tu un po', e leggi anche... Ma che sta di Anna? Ma io pure che te so legge. Mara, bellissimi, mi manca il procione. Procione, no, non c'era il procione, non c'era il procione. Nicky Belli, ma mica sono capace a cantare io, ma che sta di... No, non credo. Mi piace di scherzare. A Giovanotti con Morandi. Carmen, a Martì, aga! No, che c'entra Giovanotti, ha scritta, Fabi, che c'entra? Giovanotti, ha scritta, mica che va a cantare. Fabio, Fiorella, Tofani, Scaiola, bisogna fare l'ordine. Non ho capito. Mirella Lomonego, sono arrivati il polistiroli di delle... Oh, raga, però io già so così, se voi... scrivete almeno. Dai, su, scrivete... No, Mirella, non sono arrivati, come te avevo detto... Leggi tu, leggi tu. Settimana prossima ci eravamo sentite telefonicamente. Sabato prossimo volo da voi, se tutto va bene, non vedo l'ora di conoscervi. Vi aspettiamo, Stefania Santa Cruz. Viene da Santa Cruz. Ah. Viene da Santa... Sto scherzando, non so da dove vieni. Da dove vieni?
Ci sono le cover, chissà. Comunque già c'è la lista con chi duettano. Poi, boh, non lo so. Ah, hanno detto che ci sarà, ma non so se duetterà. No, non lo so. Io sto proiettata su Loredana. Ma hai visto la scaletta? No, ancora no. Mi dite, ancora esce Loredana per te? No, perché io mi sono addormentata alle 10:30. Dice Rosanna, dice forte il TikTok col tacchino, ma era un pollo, sai perché? Mi è venuto Perché? perché quelle là fanno, e a rettore fa chi, e allora ci ho messo il pollo. Sì, Debora, non ti preoccupare, poi la metto sul sito la foto dei maialini. Non ho capito. Sa è ritornata. Scusate, tentativo di riconnessione. Si fa un duetto insieme stasera. Ah. Morandi. Ah, visto Anna, non lo sapevamo. Io ancora sono in quarantena. Rosita, dai, forza tutta. Dai, dai. Fabiola ha tutto. Cosa? Cosa? Tutto che. Franci, Loredana e Achille Ah. sono Va undicesimi. bene, undicesimi è Undicesimi! meno di metà serata. 11 su 25! Vabbè. Oh, sacrebleu! Peggio se 11! erano sedicesimi. 11! Raga, 11! Ma meglio se erano secondi! Undici. Meglio se erano secondi se levavamo sto Ma sai quanto sei dente! stufa, Loredana? Aspetta. Entrerà tutta scocciata! Ma Mi dava a quest'ora, mi avete chiamato. com'è che quel mobile si è storto così? Fa Non lo so. Roberta! Sarà Roberta. Allora, ragazze, questo è tutto. Bambini? Allora, grazie mille, come sempre, sempre calorosissime, grazie per essere state con noi. Un abbraccio grande, grandissimo da Martina e la Susina di www.mochimagi.it. It. Ciao a tutte! Ciao. Ciao, 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 ciao.